classe operaia al potere. In copertina lo Scandicci che supera per 3-1 l'ex capolista Valdinievole Montecatini. La squadra di Mario Cecchi manda 3 squilli al campionato e mette in carniere la seconda vittoria consecutiva e riaccende la fiammella della speranza. Gli azzurri respirano, i termali annaspano. Per la squadra di Maneschi si tratta della seconda sconfitta consecutiva. In fase calante anche il Jolly Montemurlo, la squadra di Simone Settesoldi viene battuta sul campo del Gubbio per 1-0. Decide questa rete di Ferri Marini, per i pratesi una prestazione negativa, più che altro un passo indietro in classifica. Per sognare serve un altro approccio e più che altro un altro tipo di prestazione. Il Gavorrano, nuovo capolista del campionato, ringrazia e mette la freccia in classifica. In eccellenza lo squillo dell'Aquila Montevarchi. La squadra valdarnese supera per 2-1 l'ex capolista bucinese e si aggrappa alle parti alte della classifica. Doppietta di Vangi per sognare. In testa alla graduatoria tiene bene anche il Grassina. La squadra di Stefano Calderini riesce a superare di misura il Lanciotto, ultimo in classifica ma sempre ipercombattivo. La rete di Bencini lustra gli occhi agli spettatori e lancia il Grassina. La matricola sogna. Pareggio a reti inviolate per il Maliseti Sobbianese sul campo della Stina Lunghese. La squadra del tecnico Fabrizio Rossi riesce a mettere in carniere un punto per rimpinguare il proprio bottino in classifica. La strada da salvezza comunque rimane in salita. In promozione rallentano le formazioni pratesi. La Vaianese in Pavida viene superata in casa dalla Quarrata e perde la testa della classifica. Il rigore di Brancaccio affossa e viola. Sconfitta anche per la Zenit Audax superata sul campo della Lampo. La vetta della graduatoria si allontana per la squadra di Andrea Bellini. In ripresa invece il Calenzano. La squadra di Matteo Angiolini passa a Staffoli e mette in tasca 3 punti fondamentali in ottica salvezza. In prima categoria l'Aglianese vola, la squadra di Stefano Ceri è super e supera nel big match il Fucecchio per 2-1. Partita equilibrata nella quale la squadra dell'Aglianese ha confermato il proprio indiscutibile valore. Longo apre le danze, Di Candia ristabilisce la parità, Francini manda in orbita i neroverdi. Spettacolo vero, emozioni a raffica, il bello del calcio dilettanti.